un'intervista con gli occhiali da sole ma entrambi abbiamo un piccolo problema diciamo di salute ai nostri occhi e così sì, assolutamente sì, un calazio insomma fastidioso e quindi ho un occhio gonfio se no penso che qualcuno mi ha pestato stamattina e questo non può accadere perché lui si difende un po' come difende i suoi consumatori con convegni di questo tipo che servono ad informare i nostri utenti a far capire loro insomma che anche c'è un problema tra professionisti. Eh, insomma, un professionista non è esonerato da, dal dalle sue responsabilità, quindi si può agire. Eh, ci sono tante sentenze che raccontano questo. Sì, diciamo che sicuramente questo è un nuovo aspetto. La, la gente è abituata ecco in materia medica sanitaria c'è molta, per esempio, attenzione. Quindi indubbiamente anche perché si parla di un bene assolutamente primario. Quindi, nel momento in cui l'operazione non va bene o c'è qualche cosa che non va nell'ospedale. Adesso si, si pensa ormai tutti a, a, a fare causa o comunque a vedere se c'è una responsabilità più che a fare causa. Questo fra l'altro ha conseguenze positive, nel senso che alla fine migliora anche le strutture, anche negative nel senso se ne parlava che magari il medico poi tende eh, laddove hai un mal di pancia e ti presenti al protocorso ti fanno 10.000 accertamenti perché non sia mai Dio che in quel caso su un milione, che se era un semplice mal di pancia, era qualcos'altro, poi il medico magari teme una causa di responsabilità. Quindi ha i suoi pro e i suoi contro questa. E nuova attenzione. Noi, gli altri branche professionali, un po' avvocati, commercialisti, ma soprattutto noi avvocati, siamo stati un po' esentati. Lo dico, sono avvocato, c'è chi dice che squalo non mangia squalo, quindi noi e ci siamo... È... E in parte, non è non chiaro, in parte è chiaro che c'è un senso corporativo, questo è indubbio in molti casi è vero eh, che ci sia. Però le cose stanno cambiando anche perché mentre prima gli avvocati, tu consiglierei quando 15 anni ho iniziato io, eravamo mille iscritti a Palermo credo siamo 5.000, quindi anche il fatto che è un ambiente più, più ampio e più diffuso fa sì che adesso ci sia ehm, maggiore attenzione e quindi Come ci sono concorrenza. maggiore concorrenza assolutamente, quindi è un ambiente meno mh, circoscritto in cui meno magari tutti si conoscono e quindi questo anche facilita la libertà eh, di eh, tutelare il cliente anche se il collega sbaglia. Attenzione, non stiamo parlando del tutti siamo esseri umani, intanto tutti possiamo sbagliare non parliamo tanto dell'errore nell'impostare questo quella difesa cioè l'errore per cui io mi approccio alla causa e do la mia idea ma l'errore proprio classico in cui magari io per mille motivi posso scordare di depositare una memoria mi scade un termine Quindi e quello è... ha una conseguenza brutta l Errore di superficialità, esatto. di negligenza questa... di negligenza e purtroppo eh, capitano diciamo, qualunque spesso eh... diciamo pure, no no magari <ride> spesso no, ecco, <ride> <entro> <ride> ora mi fai entrare la corporazione difendo <ride> cioè, la corporazione dipende il tuo no spesso no però sicuramente ehm, stanno chiamando in questo momento eh, perché un... c'è un, <ride> un consumatore che dice che, che, una... che... No. che... scusate l'avevo dimenticato e quindi non hai visto pure te oggi siamo assolutamente gemelli siamo assolutamente in simbiosi e quindi, però, ehm, non sono frequentissimi. però purtroppo sono degli errori che capitano ed è giusto che in questo caso, fra l'altro, noi avvocati adesso abbiamo l'obbligo assicurativo, dobbiamo anche indicarlo. Per cui, anche questo è un passaggio eh, per la tutela dei clienti, come anche tutti gli altri professionisti. Non ci sono sacche, è chiaro che tutti siamo esseri umani, eh, non c'è dolo perché se c'è dolo, se c'è colpo, se, se fatto scientificamente, quello è un altro paio di maniche, quello diventa un reato. Ma eh, laddove l'errore. È giusto che noi, come tutti gli altri professionisti eh, risarciamo. Anche se devo essere sincero, poi la prova non è facile perché le sentenze Dobbiamo che ci esatto cioè... perché non è che basta l'errore. In realtà poi il cliente deve dimostrare che se quell'avvocato avesse fatto tutto eh, in maniera perfetta lui avrebbe vinto la causa. Insomma che è una dimostrazione non semplice. E non semplice l'altro avvocato ha il piacere di attaccare il collega. È chiaro, che questo, ancora eh, più complicato. È, è vero, è indubbio che talvolta magari infatti si sceglie anche di eh, farsi assistere da avvocati di altre città proprio per far sì eh, che sostanzialmente non vi sia, eh, non vi sia questa ritrosia nel, nell'avere difficoltà nel contestare gli errori al collega. Ma questo è un convegno che vuole informare solo i professionisti, a questo punto dato che oggi rilascerete anche un attestato. Di partecipazione ai vari professionisti dei vari settori o è rivolto anche al, diciamo, al cittadino comune? È rivolto principalmente ai professionisti, però non solo: è chiaro che è un pubblico più tecnico perché sono una serie di interventi più tecnici, ma non solo: cioè tutti quelli che comunque si occupano, non è solo rivolto agli avvocati o ai commercialisti, ma a tutti coloro che si occupano eh, in genere di tutela del consumatore. Quindi possono essere anche funzionari di aziende come ne abbiamo tanti o anche eh, cosiddetti cioè quelli che fanno gli sportelli nelle associazioni dei consumatori che hanno bisogno ovviamente di un aggiornamento e di conoscere bene che è un settore continuamente in evoluzione in cui arrivano continuamente novità, nuove regole, nuove leggi, per cui se uno non è aggiornato non può fare bene il suo mestiere. E a proposito di salute chiudiamo questo servizio mandando un grande augurio a Marica Cassi, che anche lei eh, insomma oggi ha un intervento da, da fare. Eh, io, avremmo mandato i saluti insieme. Assolutamente, perché di mi pronta. dispiace una, una mancanza nel convegno che si sente. Si sente tantissimi, tantissimi auguri. Auguri di pronta guarigione. Ciao, Marica. Ciao. 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 Università molto attenta anche a temi così importanti che è la tutela dei consumatori, anche perché gli stessi professori, la stessa università, gli stessi alunni, gli stessi studenti sono consumatori e cittadini di questa regione. Da sempre l'Università di Palermo si è occupata di questo tema, in maniera particolare poi il Dipartimento di Studi Europei e di Integrazione Internazionale, che in realtà è il braccio armato della Facoltà di Scienze Politiche e ovviamente è un tema, un tema che per chi studia gli aspetti non solo giuridici ma anche economici e politici è assolutamente determinante e importante, è uno del, dei cavalli di battaglia proprio degli studi in materia anche perché se riflettiamo l'idea proprio di consumatore eh, è nata quando Emma Bonino ha ottenuto la possibilità di, di fare il commissario europeo, quindi diciamo, cioè, è, una, è una delle poche cose che possiamo dire è attrazione italiana in ambito europeo, quindi siamo all'avanguardia da questo punto di vista. L'università eh, da questo punto di vista è sempre pronta e attenta a iniziative di questo, di questo tipo, ma a maggior ragione in questo momento che c'è una crisi economica ancora di più i consumatori diventano come dire, agguerriti e allo stesso tempo indifesi. Bisogna dire che, eh, questo è un, è un dato che emerge sempre di più proprio in conseguenza della crisi. Eh, io direi che non so, sono soltanto i cittadini, ma un po' tutti, perché eh, come appunto si è, si è già cominciato a capire, anche i professionisti sono in una situazione eh, complessa e complicata proprio per i rapporti che si vengono a creare con, con il pubblico. Eh, il problema è che, in, come diceva un, un famoso giurista italiano, forse non dovremmo parlare tanto di tutela dei Consumatori, quanto di tutela dei contraenti, perché qui il vero problema è che laddove c'è un rapporto contrattuale si vengono a creare con le situazioni globali anche degli squilibri e delle, delle, delle nuove, nuove posizioni per cui diventa davvero complicato eh, garantire la tutela a tutti. Con la globalizzazione è possibile, è possibile fare contratti di tutti i tipi. A quel punto la tutela del consumatore diventa un problema e tutela del contraente. Questo è il classico campo su cui gli studi universitari diventano determinanti, non solo dal punto di vista, ripeto, giuridico, perché quello è, è ovviamente un campo di elezione, ma qui diventa estremamente importante anche l'aspetto delle relazioni internazionali e politiche. Il funzionamento delle regole del mercato e quindi la tutela dei consumatori sono una un presupposto fondamentale per lo sviluppo economico e per uscire da questa crisi che è anche una crisi di fiducia. Noi oggi scontiamo anche questo grave momento in cui i consumatori ma anche le imprese stesse sono in crisi di fiducia. Allora i professionisti sono chiamati a colmare questo, questo gap. È chiaro che noi rispondiamo anche a regole deontologiche che sono tema anche del convegno di oggi, rispondiamo ad aspetti eh, di formazione obbligatoria. Quindi diamo delle garanzie, però ci scontriamo contro una concorrenza diciamo, da parte di soggetti non qualificati, da parte di soggetti che non sono in qualche modo professionalmente identificabili, perché oggi vediamo, parlo ovviamente dei commercialisti, eh, che come spesso ci si rivolge a fantomatici, eh, consulenti che possono avere dislocato eh, dei centri di servizi all'estero senza nessuna regola, senza nessun eh, sistema di controllo e questo ci mette nella difficoltà di non poter garantire noi stessi i nostri, i nostri clienti. Quindi noi siamo impegnati in questo, riteniamo che sia un tema veramente importante per rilanciare l'economia. Allora professore, tutela dei consumatori oggi si parla, è un tema molto importante che sta a cuore soprattutto ai cittadini che sono tutti consumatori. Ma cosa si sta facendo in questo senso? C'è un codice dei consumi che ha fatto molto, il problema è applicarlo e in gran parte viene applicato dai giudici e dall'autorità garante per la concorrenza del mercato. Molte cose sono cambiate. Ma i cittadini sono al corrente che hanno strumenti per potersi difendere per esempio da eventuali truffe, da eventuali trucchi che usano eh, diciamo dei eh, fasulli imprenditori che prendono in giro proprio l'utente. Sono soprattutto le associazioni dei consumatori quelli che dovrebbero sia. Raccogliere le adesioni sia sì, informare, in parte lo fanno ma non è enorme in Italia la adesione cosciente, effettiva alle associazioni dei consumatori. È un professore universitario. L'università cosa fa in questo senso? Devo dire che all'università questi temi si approfondiscono molto e tutto sommato dalla riflessione teorica poi con anni di ritardo i giudici recepiscono. Non ci stancheremo mai di parlare di tutela dei consumatori, eh, si fanno tante iniziative, questo è un convegno che vuole come dire, avvisare, avvertire, ma forse ancora di più informare. Informare eh, vuole discutere della responsabilità dei professionisti che hanno le loro responsabilità nei confronti dei consumatori, proprio per le responsabilità professionali. Ci sono i medici che sbagliano, ci sono gli ingegneri che, che sbagliano, ci sono gli avvocati che sbagliano. Quindi i consumatori debbono sapere che hanno le possibilità di rivalersi di avere un risarcimento per i comportamenti errati. È stato fatto proprio per mettere a confronto tutte le parti e trovare un punto d'incontro che sia un punto di partenza, perché insieme si può trovare un equilibrio di mercato. Questo è lo scopo del, del convegno. Tutelare i consumatori significa anche avere coscienza che se un professionista sbaglia, un altro professionista deve prendere i provvedimenti per tutelare il cosiddetto consumatore. Io sono profondamente convinto che gli avvocati, i professionisti, ma gli avvocati nel nostro caso, debbano bene operare e rispondere della loro attività. Se un professionista si comporta male, deve risponderne deontologicamente e noi come ordine abbiamo fortemente incrementato il controllo deontologico sui nostri iscritti, deve risponderne anche civilmente, eh, quindi risarcendo il danno laddove abbia procurato un danno agendo in modo, in modo negligente. Eh, il Consiglio dell'Ordine spesso designa avvocati per esercitare azioni di responsabilità civile nei confronti di altri colleghi. E quindi è un tema sul quale siamo convinti e siamo insomma, allineati.